Cari amici, vi aspetto sul canale 18 Telenova per parlare di canali, cioè di Naviglio Grande in special modo e di tutto il sistema di Navigli che ha nutrito Milano fino a far diventare Milano la città importante, la capitale economica italiana e una città più importante d'Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati in diretta con Metropolis, come tutti i giorni, fino alle 14 per parlare con i nostri ospiti in studio, con voi da casa tramite i whatsappini che potete sempre mandarci al 335-5754-525. Saluto e ringrazio qui con me per la Sinistra Italiana, consigliere regionale Onorio Rosati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, in collegamento con noi anche a Davide Re, giornalista, Avvenire, ciao. Buongiorno Stefania, buongiorno Nora. Sei sul pezzo, di cosa ti occuperai oggi? C'hai già in mente? In realtà mi sto occupando di cose di politica nazionale, poi c'era un po' il tema caldo della siccità che fra pochi giorni ci dovrebbe essere la presentazione dell'ennesimo monitoraggio dell'osservatorio, bisogna capire un po' se in regione finalmente rendono operativo lo tavolo permanente e se prendono un po' delle misure su infrastrutture e quanto altro, ecco. Grazie. In regione Lombardia, visto che la Lombardia è una delle regioni veramente dove sentiamo maggiormente la questione siccità, con che direzione si sta andando? Avete già iniziato a parlare? Al momento le due sedute del Consiglio regionale sono servite per costituire gruppi, eleggere l'ufficio di presidenza e ascoltare, discutere e dibattere sul programma di legislatura della Giunta Fontana, quindi non siamo ancora entrati nel merito dei singoli temi. Stiamo però discutendo in questi giorni relativamente alla costituzione delle commissioni consigliari. E le commissioni consigliari, ci sono le commissioni ordinarie, poi ci sono quelle straordinarie. Per quanto riguarda noi come coalizione, diciamo così, di opposizione, entrambe le coalizioni che sono all'opposizione della Giunta Fontana hanno proposto una commissione speciale relativa all'emergenza idrica, cioè proprio perché la Lombardia è una delle regioni non solo maggiormente esposte per condizioni climatiche, ma è maggiormente interessata anche perché sappiamo essere la regione con, diciamo così, la produzione agricola più elevata di tutto il paese. È evidente che lì bisognerà trovare un modo di conciliare i bisogni delle famiglie con i bisogni dell'agricoltura, dell'energia, della produzione di energia e quant'altro. Quindi bisognerà ottemperare a interessi differenti, naturalmente dando delle priorità. La prima priorità naturalmente è quella dei cittadini. E quindi abbiamo chiesto questa commissione proprio per evidenziare la gravità del problema e per provare a interagire con le scelte e le decisioni che poi la Giunta dovrà assumere per affrontare queste problematiche. Ecco, infatti leggevo, no, nei giornali che poi ci sono già sul nazionale dei provvedimenti, poi parliamo anche dell'argomento del giorno, ma visto che sta arrivando l'ospite della Lega non vorrei addentrarmi troppo e questo, visto che nei scorsi giorni arrivano tanti messaggi su questo e tu te ne stai occupando, Davide, leggevo anche che non si potranno riempire per esempio a Siena Grosseto delle piscine con l'acqua potabile dal 1 giugno, no? Ci sono vari provvedimenti e poi degli alimenti che forse tenderanno a scomparire anche dai supermercati. Sì, ci sono, diciamo, tre filoni. Cioè, sì. Il filone più importante che riguarda l'agricoltura, quindi il problema riguardante la mancanza d'acqua per irrigazione. E questo poi porta come effetto quello che hai detto appena adesso, ovvero il fatto che la produzione potrebbe cambiare in quantità, in qualità e anche in tipologia. Poi c'è un altro problema che è legato ai possibili blackout energetici che ci potrebbero essere quest'estate, perché ovviamente ci sarà anche un consumo di energia per quanto riguarda ad esempio i climatizzatori e quanto altro, e con poca acqua ovviamente cosa va in crisi? Il sistema idroelettrico nazionale,
è fortemente dipendente dal contributo che dà appunto la Lombardia, perché se la Lombardia fosse uno stato autonomo, già con l'idroelettrico che si produceva, purtroppo in questo termine uso il passato, in Lombardia, non dico che sia all'autosufficienza, questo no, però sarebbe veramente una cosa rilevante che supererebbe delle percentuali maggioritarie, cioè, quindi questo è un altro aspetto da considerare, quello dei blackout. E poi ovviamente le misure che si possono prendere, si va dalla razionalizzazione quanto altro, e soprattutto mettere in pista subito un grande piano per la Lombardia, che ci equipara un po' a quello che facevano già altre regioni in passato, che la siccità l'hanno sempre sofferta, cosa che in Lombardia invece è... La ricchezza d'acqua è sempre stato uno dei suoi marchi distintivi. Ecco, va bene, questo lo teniamo posso presente. Posso aggiungere una cosa riguardo, visto che parlava anche dell'aspetto dell'importanza dell'acqua per l'energia, in questo caso stiamo parlando delle centrali idroelettriche. Noi abbiamo un grosso problema in Lombardia, che stiamo andando avanti con proroghe dopo proroghe di quelle che sono le concessioni che vengono fornite nei confronti delle aziende, delle società che gestiscono, produttrici di energia che gestiscono le centrali idroelettriche che abbiamo ad esempio in Valtellina. E il tema della revisione di questi accordi e quindi della messa a gara, la messa a bando naturalmente di queste concessioni è un aspetto importante per ottemperare, come si diceva prima, da una parte l'esigenza di garantire continuità dal punto di vista energetico, fermo restando che noi inevitabilmente dovremo passare una fase di cambiamento di quelle che sono le abitudini delle persone, le abitudini di vita, ma anche i modelli organizzativi di produzione, perché è tutto evidente che non è questo un fenomeno che si affronta e che si risolve in qualche anno, necessita dei cambi di impostazione tale per cui il rinnovo di queste concessioni dovrebbero cercare di tenere più in conto quelle che sono le esigenze dei territori che in questo momento si vedono privare di una quota d'acqua che viene accumulata all'interno di questi bacini, con tutti gli effetti che questa cosa può avere sulla vita di quelle comunità. Ecco, grazie allora, perché insomma, se a volte ne sentiamo parlare poi sembra quasi che non sia una cosa che ci tocchi a volte così da vicino, grazie. Invece capiamo come sia fondamentale poi andare meglio a spiegare, capire questa problematica enorme, e ne parleremo, magari faremo una puntata proprio su questo. Intanto abbiamo capito sia a livello nazionale che poi regionale in che direzione andare. Poi, come vedete dal nostro titolo, oggi è argomento di super giornata quello di Piantedosi, che ha detto che arrivano soldi e quindi più poliziotti anche per la sicurezza a Milano. Perché? Perché ieri sera lui ha fatto questa conferenza online con prefetti, questori di Roma, Milano e Napoli, e ha detto che metterà 15 milioni per le varie città per aumentare la sicurezza urbana, quindi sono circa 6 milioni e mezzo a Roma, 3,7 milioni come dicevamo a Milano, e 4 milioni e mezzo circa anche per Napoli. Lui, facendo riferimento a questo, poi con quella direttiva del 18 marzo, no, vi ricordate, inviata ai prefetti proprio per intensificare le attività del controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, perché Stazione Centrale a Milano, per esempio, è uno dei luoghi dove la sicurezza era percepita minorvente e quindi serviva a aumentare le forze dell'ordine. E quindi pare che si vada in questa direzione. Tu sei soddisfatto, Rosario? Ma allora, io ho sempre rifuggito da ogni politica di tipo securitario. Sì. Cioè la sicurezza nei confronti dei cittadini non la si garantisce solo attraverso le forze dell'ordine, ma le forze dell'ordine sono importanti. Sono importanti il numero, come si organizzano, come entrano in relazione, in rapporto, in coordinamento tra di loro. E questo è sicuramente un aspetto fondamentale. Poi ci sono delle zone della città più sensibili a questo fenomeno dell'insicurezza, sì, di altre, e sicuramente la stazione centrale è uno di quei territori che va maggiormente presidiato, ma io penso che se si vuole affrontare il tema della sicurezza lo si deve affrontare a 360 gradi. Servono forze dell'ordine in numero evidentemente superiore, che possono essere meglio coordinate, quindi meglio diciamo così anche utilizzate. Dall'altra parte però servono politiche di sviluppo, soprattutto nei quartieri dove si concentrano le maggiori difficoltà di carattere sociale, di carattere economico, perché se tu non affronti il tema anche di carattere economico e sociale contestualmente al tema della sicurezza gestita dalle forze dell'ordine, è del tutto evidente che vedi un lato del problema.
Ecco, scrivono da casa, stavo leggendo un po' anche i messaggi intanto che voi parlate e Davide Re scrivono: arrivano soldi e poliziotti per la sicurezza, ok, ma se la legge della sicurezza è sempre quella, che differenza fa aggiungere altri poliziotti? Questo scrivono i nostri telespettatori. Ha ragione. Ha ragione. Cioè, il problema è certo, perché il problema della sicurezza, a mio avviso, è un problema che interessa tutti gli aspetti della sicurezza, che va dalla prevenzione, anche declinata magari come appunto adesso la declinava il consigliere Rosati, ovvero che c'è, non è solo la presenza delle forze dell'ordine, ma magari anche un lavoro sul tessuto sociale che possa fare prevenzioni di determinati casi. Faccio un esempio: la lotta al degrado, che è una competenza di tipo amministrativo che spetta per esempio ai comuni. Poi c'è un discorso legato all'applicazione della legge e quindi colpire chi la viola, e soprattutto poi devono arrivare delle pene, delle condanne. Se, come abbiamo visto 350 volte, e sono episodi all'ordine del giorno, le forze dell'ordine anche con grande fatica contribuiscono a prendere chi magari commette dei reati, poi comunque queste persone sono fuori, così si dice, no? Dopo 2 ore. Il problema è, poi anche qua non è che puoi colpire tutti solo con l'aspetto di carattere carcerario. Ecco, cioè è proprio tutta la catena che qua bisogna intervenire pesantemente, perché anche per esempio uno degli aspetti che io trovo sempre abbastanza così, che si include nei grandi centri urbani, nelle forze dell'ordine come rinforzo, di solito la polizia locale. Mi spiace dirlo, ma molte volte la polizia, un decimo della polizia locale ha compiti di polizia di sicurezza, quando va bene. Per il resto fa altri compiti, sono compiti amministrativi sicuramente molto importanti, ma in realtà con la sicurezza vera e propria, così come l'intende il cittadino, molte volte c'entrano ben poco. Ecco, vi leggo un comunicato, lo leggo a te Rosati, che ha mandato Samuele Piscina da pochi minuti e scrive: il tempo delle chiacchiere è finito, Sala assuma subito i 500 agenti della polizia locale promessi, riattivi il contatto diretto tra commercianti e nucleo reati predatori e riorganizzi ISA ripristinando i vigili di quartiere e quindi garantendo il presidio di vicinato. Solo così potremo contrastare il fenomeno delinquenziale in costante crescita nella nostra Milano. E lui fa riferimento all'aumento dei reati predatori, che sono insomma la notizia di oggi di Confcommercio. Cosa pensi? Bisognerebbe dire a Piscina che è finita la campagna elettorale. Hanno governato per 20 anni in questa città e come dire, i problemi c'erano, in alcuni casi permangono, in altri si accentuano, però bisogna guardare le cose seriamente. Non è che se si va a fare l'assemblea con Confcommercio si dice appello a Confcommercio, poi si va dall'altra parte, cioè sono dei temi. Il tema della sicurezza è strettamente correlato anche al tema di dove sta andando questa società, e quindi che è una società nella quale c'è chi ce la fa e quindi tutto insomma, e c'è chi viene messo ai margini, e chi, coloro che vengono messi ai margini, è evidente che c'è una parte di coloro che vengono messi ai margini che vivono anche attraverso una condizione di illegalità che può avere un effetto, che ha spesso un effetto negativo nei confronti del resto della popolazione. Quindi bisogna partire da un'analisi oggettiva, fare meno proclami. Adesso ci sono questi fondi, queste assunzioni verranno fatte. Io sono perché si separi il ruolo della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza rispetto a quello del personale, degli agenti di polizia municipale, della vigilanza ci urbana. Ci sono tante questioni. Bisogna separare insieme le due cose. Loro non hanno, possono anche in caso, ma dovrebbero avere altri compiti di presidio, di presenza sul territorio, di dialogo con i cittadini nei quartieri, sul territorio. Da qui l'importanza di avere i vigili di quartiere che parlano direttamente con le persone che vivono nelle zone più difficili e più insicure della città. Allora, io nel frattempo saluto e ringrazio Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, che ci ha raggiunto. Buongiorno. Buongiorno. Che appunto anche tu ti occupi di sicurezza, che quindi puoi insomma dare un contributo a questa non solo notizia di piante dosi, che ha detto arriveranno 3,7 milioni di euro, ma anche aumenteranno i poliziotti, e poi la notizia di Confcommercio che vede aumentare i reati all'interno degli esercizi commerciali. Quindi insomma questa percezione certo di poca sicurezza. Ma allora, che Milano sia una città
che non comunica sicurezza, non serve piantedosi, sottoscritto e Onorio, voglio dire, è abbastanza sotto gli occhi di tutte le persone che vivono la città tutti i giorni. Microreati, tanti microreati sui quali serve una strategia più forte, servono persone, e devo dire bene la notizia che arrivano risorse per andare in questa direzione, perché senza persone, senza personale, non si può fare nulla, dalla sanità alla sicurezza. Dopodiché c'è un tema di governo del territorio, quello su cui noi come centrodestra poniamo una forte critica all'operato di Sala della sua giunta, è il governo del territorio della città di Milano, che non troviamo negli atti ormai di parecchi anni di governo del centro-sinistra della città, declinato in azioni, interventi, anche in ambito della prevenzione, che possano andare a risolvere quegli elementi di microcriminalità, a volte banalmente di disagio sociale, che viviamo in tutti gli ambiti della città di Milano. Cioè, banalmente non è possibile che oggi passa inosservato, ultima segnalazione di ieri di un cittadino milanese sottoscritto, un gruppo di 20 ragazzi appollaiati sul tetto di un box in una zona anche abbastanza centrale di Milano, che bevevano, fumavano, gozzovigliavano, e la risposta della polizia locale di Milano è: abbiamo altre cose di cui dobbiamo intervenire, eccetera. Con sotto un parco giochi di bambini che ovviamente, disturbati da questo, sono dovuti scappare via. Ma questo può essere accettato? No, non è accettato nella stragrande maggioranza delle città, dei paesi della Lombardia. Non capisco perché Milano deve essere una zona d'ombra. Allora, cercheremo di capirlo insieme, vi daremo dei dati interessanti tra pochissimo, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio. Allora, visto che voi sapete che amo dare i numeri in tutti i sensi, abbiamo un po' di numeri di piantedosi che le ha dati lui, che appunto penso fossero quelli che lui voleva dare come numeri positivi sul suo lavoro. Cioè, dal 16 gennaio al 27 marzo ha visto che sono state impiegate 11.000 unità delle forze di polizia, 981 municipali, e poi ha aggiunto anche dei dipendenti, no? Che penso possano monitorare in questo caso la sicurezza. Quindi, oltre a aumentare la polizia, ha messo anche l'ispettorato del lavoro, l'ASL e quant'altro. Ha fatto vedere che sono state controllate più di 100.000 persone, di cui un 30.000 circa stranieri, e alcuni di questi sono stati denunciati, alcuni sono stati espulsi, alcuni accompagnati ai centri di permanenza per i rimpatri, e poi appunto hanno accertato anche delle violazioni amministrative di natura fiscale, sequestrati denaro, stupefacenti, veicoli, armi, insomma sono aumentati, diciamo, secondo i numeri di piantedosi, Davide Re, l'utilizzo delle forze dell'ordine, quindi dovrebbe dare una percezione di maggiore sicurezza. Secondo te il cittadino si vedrà nei fatti o è già soddisfatto? Ma non so, a me sembrano delle soluzioni tampone, cioè nel senso, in questi termini, per carità, tutto va bene. Però di queste persone mobilitate, quanti effettivamente sono sul territorio per poter fare un presidio di questo tipo qua? Allora, mi ripeto quello che ho detto prima e non dovrei. Allora, i controllori dell'ATM, se fanno il loro servizio in maniera impeccabile, allora intanto devono essere giocatori professionisti di football americano per placcare la gente che salta il tornello nelle metro. Sì. Uno. Seconda cosa, sport quando nazionale. Vanno su linee particolari come la 90 o la 91 di notte, oppure le metro tranvie che vanno nelle periferie di notte, queste persone che fanno dei controlli su delle violazioni di tipo amministrativo, cioè gente che non ha pagato il biglietto, che fa casino, una cosa, devono essere accompagnati dalla forza pubblica. E qual è la forza pubblica? Torniamo di nuovo. O le stesse società pagano, come è stato fatto, del personale di sicurezza, che però armato va a fare questa cosa qua, non è che va così, oppure deve essere accompagnata dalle forze dell'ordine. E quali sono quelle forze dell'ordine? Da quelle forze dell'ordine dobbiamo iniziare a togliere, come al solito, i vigili urbani, perché questi interventi non li fanno, eccetera, eccetera. Quindi quando vai poi a controllare, la coperta è corta, e poi che cosa manca? Tu fai con le operazioni che hanno fatto, che sono state efficaci nelle stazioni nelle ultime settimane,
Poi chi è stato fermato, di quanti di questi non sono di nuovo nelle condizioni per compiere questi tipi di reati? È perché l'intervento non deve essere solo un intervento puntuale, ma deve essere un intervento a 360 gradi che parte sicuramente da riconfigurare come vogliono loro, perché non spetta a me ovviamente l'indirizzo di carattere politico, una serie di leggi che permettono al cittadino di non sentirsi insicuro. E poi l'altra cosa che mi permetto di dire, trovo abbastanza irritante, quando ci viene ricordato ogni volta, ah, ma i reati sono in calo, la percezione della sicurezza. Allora, nella Costituzione c'è il diritto alla sicurezza e non contempla ogni volta un burocrate dello Stato dover interpretare il sentimento delle persone, perché se tutti ti dicono se ci sentiamo insicuri, ci sentiamo insicuri, e tu che ti sei proposto a risolvere i problemi li devi risolvere in base a questi indirizzi, non ogni volta cercare di mettere la sabbia sotto il tappeto. Anche perché vediamo per esempio cosa è successo in Corso Sempione quando hanno spaccato le macchine ieri notte, no? Tutte le macchine erano parteggiate delle macchine, l'ambulanza, un aggressore di mezzi, così l'hanno definito domenica, no? Il 26, un 28enne guineano che era irregolare in Italia, che è stato subito fermato poi dalla polizia. Cioè, comunque non è neanche giusto che usati che uno parcheggi la macchina e il giorno dopo se la trovi devastata. Assolutamente no, però bisogna... Pensa quando dovrà pagare per parcheggiare. Tanto adesso Davide Re sta dicendo vogliono far pagare dall'amministrazione la prima, la seconda macchina. Allora, io sono d'accordo con quello che diceva adesso il giornalista relativamente al fatto che indipendentemente dai dati che vengono presentati, poi c'è una percezione da parte dei cittadini di insicurezza, e la politica e chi amministra i territori deve rivolgersi per risolvere, affrontare anche il tema di questa percezione. Però bisogna avere anche la vedutezza di cercare di capire quali sono le componenti che determinano una percezione di insicurezza da parte delle persone. Ci sono persone che vivono in quartieri dove non necessariamente ci si trova in una condizione come quella. Peraltro qui stiamo parlando di Corso Sempione, certo, non si può dire che sei anche Corso Sempione è una zona degradata, no. Ecco, o che non è presidiata. Però allora, la percezione di sicurezza è legata a tanti fattori. Sicuramente c'è il fattore del controllo del territorio per evitare che ci siano persone che delinquono, che ti possono arrecare danni alla persona e danni al patrimonio. Ma c'è una percezione di sicurezza che riguarda ad esempio il fatto che uno ha paura di essere sfrattato dal proprio alloggio e quindi è insicuro, ha paura di perdere un lavoro e quindi aumenta una condizione di sicurezza che è un'insicurezza di carattere esistenziale, cioè le persone sono meno sicure nella loro vita. Allora, se si vuole affrontare il tema della sicurezza, come dicevo all'inizio, lo va affrontato su diversi piani. C'è sicuramente quello del potenziamento e del migliore coordinamento delle forze dell'ordine, e io ripeto, nelle forze dell'ordine non inserirei il personale del Comune di Milano e non inserirei la vigilanza urbana, che ha altri compiti di carattere istituzionale. Multe, no, beh, non solo multe, non solo multe, presenza sul territorio, dialogo con i cittadini, ascolto di quello che succede, viabilità, concreto. Perché c'è anche la viabilità, concreto. La viabilità anche, perché la viabilità chi la fa? La viabilità qualcuno la deve fare, nascono per fare la viabilità. La polizia locale le multe normalmente vengono fatte dagli ausiliari della sosta a Milano, prevalentemente dagli ausiliari della sosta. Perché ti voglio bene. La vigilanza urbana, anch'io voglio molto bene a te, ma la vigilanza urbana ha altri compiti di istituto. Ultimamente si è pensato, soprattutto con le giunte di destra degli anni precedenti, si era pensato di assimilarli a tutti gli effetti alla polizia, alle altre forze polizia, carabinieri e guardie di finanza. Se noi fossimo in grado di coordinare quei tre soggetti lì, meglio di quanto non avvenga sino ad oggi, e qui il compito riguarda la questura e riguarda la prefettura, per essere chiari, probabilmente avremmo anche un risultato diverso rispetto a quello che... Allora, scusami, Onorio, adesso io sono d'accordo con tutto, però dobbiamo poi fare dobbiamo arrivare ai risultati con quello che abbiamo, ok? E parliamo del Comune di Milano, comune più ricco d'Italia, uno dei più ricchi in Europa, di quelli che è cresciuto più di tutti. Solo con la vendita del Pirellino il Comune di Milano ha incassato più di 150 milioni di euro. Allora,
Se questi soldi sono andati a finanziare solo esclusivamente le fioriere di queste nuove piste ciclabili fantasma in giro per Milano, dove non ho ancora visto un ciclista, non voglio fare demagogia, voglio parlare come 9 persone su 10 che vivono a Milano, ti dicono. No, perché se fosse quindi, così avresti no, ma lasciami articolare. Lasciami articolare. Non ti ho voluto, interrompere. Lasciamo stare sulla storia delle elezioni, perché sennò potremmo aprire. Aprire la parentesi sulle regioni. Va bene se vinci te in regione, sulla e se invece si vince no. Noi al Comune questo di Milano, sai no. Che io non lo dico mai. Preferisco confrontarci sulle cose concrete. Allora qua c'è un tema più ampio, c'è un tema di sicurezza, cioè di persone, di uomini. Sono molto in disaccordo con te. Io credo che oggi va riorganizzata tutta la struttura nel Comune di Milano, dedicare persone specifiche a questo, lo si può fare, lo si deve fare. Secondo, bisogna lavorare sul disagio, perché dietro ai micro reati c'è un disagio di diverso genere su quale il Comune deve intervenire, e questo è in capo al Comune con i servizi sociali. Penso al tema dell'integrazione: se la stragrande maggioranza di questi piccoli reati, ad esempio in Corso Sempione, spesso alla fine è a opera di immigrati, spesso clandestini presenti sul nostro territorio, al di là di entrare su una questione non dovrebbero starci nel nostro territorio e tornassero a casa loro, esco dalla narrazione leghista o di altri su questo tema e dico: ma il Comune di Milano, che è governato a centro-sinistra ormai da tanti anni, che fa dell'integrazione una bandiera, ma cosa ha fatto concretamente? Se poi andiamo a vedere, la stragrande maggioranza dei reati arriva proprio da immigrati che loro dovrebbero, Comune di Milano, integrare, fare in modo che non siano in giro a rompere, spacciare o rubare, ma siano invece integrati nella società. E allora il punto è questo. Andiamo anche a interrogare chi vedere, è a capo dei servizi sociali del Comune di Milano su cosa sta facendo. Comunque crea una percezione di insicurezza, no? Il fatto di passare e trovare persone che dormono. Posso dire tre cose molto rapide. Allora, intanto, per chiudere appunto quello che mi solleciti adesso sul problema dell'immigrazione e dell'integrazione, il vero errore è a monte, cioè l'incapacità di governare a livello nazionale un processo come quello immigratorio, che si è trasformato da un processo immigratorio per il lavoro a un'istanza legata a situazioni di guerra e quanto altro, in cui, non sapendo applicare con fermezza il dispositivo della Dublino 2, si è pensato bene di non registrare sul nostro territorio coloro che arrivavano, e quindi sperando che questi se ne andavano in Germania e quanto altro, generando un altro effetto migratorio, che chi aveva delle qualifiche è andato in Germania, invece gli altri sono rimasti tutti qua, e quindi si è andato ad alimentare un'altra problematica grave, che poi soprattutto nei centri urbani, crocevia d'Europa come Milano e la stazione centrale di Milano, si vanno ovviamente ad alimentare. Quindi poi la cosa che dici tu è assolutamente vera, che prima avevo detto, ovvero che se tu hai delle situazioni nella città tendenti al degrado e le lasci andare, poi i risultati sono questi. A Milano abbiamo dall'amministrazione di Pisapia questo caso in Viale Puglia, municipio 4, in cui un luogo adibito a situazioni in cui si dovevano mettere i circhi, si è generato un mercato a cielo aperto alla domenica ingestibile, con un via vai di gente, un'illegalità più assoluta, dove c'è il paradosso che i vigili sono a controllare che nulla succede nell'illegalità. Ecco. Poi sul discorso dei vigili mi sembra molto difficile che un cittadino ormai, con la percezione che ha dei vigili di Milano, che è quella delle multe, piaccia o non piaccia, perché è come un'indagine che aveva fatto lo stesso sindaco di Milano inizio mandato dello scorso mandato, del primo mandato, e poi non è andata in porto la riforma del corpo municipale, il 60% mi sembra dei vigili avevano una dispensa per non fare servizio sul territorio, e anche questo dice allora che compito hai, perché comunque nell'inquadramento e nei costi del comune il vigile urbano ha una diaria maggiore perché è un agente di polizia di sicurezza. Allora aveva ragione Pisapia quando li voleva disarmare e facendogli perdere tutte le indennità. Poi ovviamente sono scattate
3.000 vertenze sindacali. Certo, e su questo, questo è un dato che non bisogna dimenticare all'interno del dibattito. Dopo la pubblicità, un altro tema davvero caldo, che è quello della deputata leghista invitata in una scuola, ma appunto la, la preside ha fermato tutto e quindi... Scusa Stefania, devo andare in pubblicità tra poco. Okay. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa. Come anticipato parliamo di questo caso che sta coinvolgendo, perché ha spaccato completamente l'opinione pubblica, partendo da quello che appunto ha creato un istituto, l'Istituto Agrario Italo Calvino di Opera, che ha invitato l'eurodeputata della Lega Tovaglieri. Lei 35enne, ha una grande esperienza perché seggiamo sede in Commissione Unione Europea, tra cui quella dei diritti della donna e uguaglianza di genere, portavoce in Europa dei giovani della Lega. Quindi, secondo i 250 studenti dell'Istituto Italo Calvino, lei era un profilo adeguato per essere ascoltato, ma la preside ha deciso di bloccare tutto e loro hanno protestato, chiaramente compresa lei. Sì, ma la cosa che più per me è assurda è che, se dobbiamo ragionare su un'incompatibilità, penso che sia più incompatibile che la preside di quell'istituto, che ha vietato la presenza dell'onorevole Tovaglieri all'interno di un'assemblea degli studenti, siede nel direttivo provinciale del PD da diversi anni. Cioè, se dovessi ragionare su una incompatibilità, più che l'incompatibilità, è invitare in un'assemblea studentesca. Io, guarda, nei miei 25 quasi anni di Lega, ne ho fatti forse una decina nel movimento allora giovanile, ma io avrò fatto almeno un centinaio di assemblee studentesche, dall'Emilia al Veneto alla Toscana, la rossa Toscana, molto rossa allora, ancor più di oggi, alla Lombardia, ed ero un umile rappresentante della Lega, non ero neanche eletto da nessuna parte. Mi sembra assurdo che oggi si vieti addirittura a un onorevole europarlamentare di partecipare a un'assemblea studentesca. Ci sono degli organismi collegiali, si chiamano, all'interno delle scuole, che sono composti dalla rappresentanza studentesca e dalla rappresentanza del personale ATA e del personale docente, che come dire, discutono di questi temi. Allora, la domanda è: c'è libero accesso da parte dei politici, indipendentemente dalle forze politiche che rappresentano, nelle scuole? La risposta è no. C'è la possibilità di ospitarli a fronte di un passaggio consenziente nell'ambito degli organismi collegiali? La risposta è sì. Allora, il problema è che studenti invitano, non è sufficiente che gli studenti invitino. Bisogna concordare questo invito con il resto del collegio. Ma sei d'accordo o no con questa scelta? Mi faccio una domanda. No, non è che ci sono delle regole. Scusa, se io domani mattina mi presentassi davanti a una fabbrica e volessi fare l'assemblea, perché vengo chiamato dai lavoratori e all'interno di una fabbrica, se non ho l'autorizzazione la di quella fabbrica che non entro. Del direttivo ma, del PD. Ma non è incompatibile, costituzionalmente incompatibile. Ma costituzionalmente è incompatibile che ci sia una persona iscritta a un partito che ricopre un ruolo pubblico. Ma stiamo scherzando, perché lei non può essere una preside. Ma lei non può essere la preside, ma una preside, ma lasciamo perdere, dai. No, piano etico. E come io da presidente Commissione Sanità Lombardia, ma la preside può essere rappresentante la domanda di che farmaci. Gli pongo, ma Monti, ne abbiamo viste di peggio in Lombardia, in Arabia Saudita. Questa cosa che volevo dire, il preside può essere iscritto, può avere qualsivoglia orientamento politico, la Costituzione non lo vieta e qui non lo vieta. Dopodiché, se ha commesso, ma certo che si presenta lì così, ma dentro la scuola, cioè viene invitato e si presenta dentro la scuola. Però non era, Davide Re, ti chiedo, non era in campagna elettorale. Ma non c'entra la campagna elettorale, c'entra che ci sono delle regole di accesso alle strutture. Io non sto dicendo che, ad esempio, facciamo un esempio, adesso è venuto fuori la questione, sollevata dai giovani neofascisti, fascisti, come sono, non come vengono definiti, che dicono fuori l'ANPI dalle scuole. L'ANPI ha una convenzione fatta col Ministero dell'Istruzione, che peraltro è in via di scadenza e non so se sarà rinnovata, in ragione di una convenzione fatta col Ministero dell'Istruzione, ha in determinati momenti dell'anno, concordandole con le singole scuole, la possibilità di avere accesso per parlare
parlare di Costituzione, punto. Va bene, ma allora, l'Ampi, no, sto dicendo che non c'è, cioè, è corretto vietare a un europarlamentare di andare in un'assemblea studentesca? Se non è autorizzato, è corretto da un'assemblea, colui se non è autorizzato da questo, un collegio, è un preside, se non è, membro se, direttivo questa presidente è una di un polemica che politico. Stai facendo tu la domanda, allora, io cambierei la domanda. È legittimo pensare che ogni politico abbia libero accesso a ciò che vuole, indipendentemente dalle regole di quell'istituzione? È una domanda, ti pare corretto che un politico parlamentare europeo, un parlamentare europeo, può essere anche un consigliere comunale, ma i giovani non vanno a votare? Scusate, allora parliamo, ah certo, perché pensi che vanno a votare di più se invita la... Una alla volta, non andiamo in pubblicità, voglio sentire anche Davide Re. Allora, inizialmente l'eurodeputata era stata autorizzata perché doveva parlare del giovane, il ruolo dei giovani in Europa. Poi però, appunto, il preside ha, appunto, secondo i giovani, censurato la sua presenza e loro hanno presidiato per la libertà di parola e di democrazia. Ora, io ti chiedo, in quel caso poteva prendere anche un deputato di un'altra fazione politica sempre per parlare del ruolo dei giovani in Europa? Avrebbe creato lo stesso scalpore? È sempre il solito discorso della, al di là di quelli che possono essere i divieti, che poi si trova sempre il modo per aggirarli, del buon senso, a mio avviso. Cioè, adesso, onestamente, andando un po' avanti su questa, su questo, questo dibattito, se fosse stato invitato l'europarlamentare Pierfrancesco Maiorino, la preside cosa avrebbe detto? Dovremmo chiedergli. Quando prendi una posizione... Però scusi, non è una sì, però non è cosa c'entra? Ma aspetta, che lui è via Skype, parliamo una alla volta. No, capito. Ma allora adesso andiamo a vedere il colore del preside. Vuole che le faccia l'elenco dei presidi che avrebbero respinto Maiorino fuori dal ragionamento, per favore. Non inizia. Aspetta, che finisci il ragionamento. Sì, non mi pare però una considerazione. Fammi finire l'esempio. Sì, sì, finiamo l'esempio. Allora, se lui avesse invitato l'europarlamentare, visto che l'accusa è la preside che ideologicamente, siccome lei è una rappresentante del PD, allora avrebbe detto di no alla parlamentare della Lega per opposizione politica. Se fosse stato il contrario, cosa avrebbe fatto la preside? Avrebbe detto va bene, l'istanza è partita dagli studenti. Allora, qual è il discorso di buon senso che io avrei fatto? Siccome siamo in questo paese dove si fa sempre questo tipo di polemiche molto spesso fuori luogo, allora avrebbe dovuto pensare, magari, visto che gli studenti hanno chiesto la presenza di questa persona, visto che io sarò sicuramente attaccata, sia che dico di sì, sia che dico di no, avrebbe dovuto dire agli studenti, ragazzi, a me va bene, però invitiamo anche un altro personaggio dell'Europarlamento, cioè a Milano c'è l'ufficio di rappresentanza del Consiglio, come si chiama, del Parlamento europeo, si rivolgevano lì, loro mandavano magari anche un delegato, un'altra persona, giusto, avevano giusto. il completo ha ragione, in senso facevi giusto. Una roba, invece giusto. Quando vogliono fare queste cose qua da una parte e dall'altra, poi vengono fuori sempre questi pasticci che vengono strumentalizzati, come in questo caso che volevo semplicemente fare un esempio. Questo che sto dicendo. Ha ragione. Ma io sono d'accordo su quello che sta dicendo. Allora facciamo così. Allora, se l'unico criterio, allora perfetto, se l'unico, allora, visto che noi abbiamo tantissimi nostri ragazzi, perché è vero che Monti ha fatto il giro dell'Italia nell'assemblea studentesca, ma abbiamo parecchi studenti anche noi, che molto spesso. Aspetta, scusa, pensavo avesse finito di. Ma se no, la parola a lei. Altrimenti faceva come dicevi tu, si atteneva al regolamento e diceva, ragazzi, l'incontro così non lo posso fare, io ve lo posso concedere andando un pochino fuori un seminato, però ho bisogno di fare una rappresentanza più ampia proprio per evitare queste strumentalizzazioni in un periodo, e la preside dovrebbe ben saperlo, in cui nelle scuole da una parte e dall'altra ci sono sempre dei problemi, a maggior ragione lei che è un'educatrice dovrebbe sapere queste cose. Semplicemente questo. Esatto, allora Onorio, i ragazzi hanno scritto, non possiamo accettare che sia messo un bavaglio preventivo agli oratori invitati a parlare e non possiamo consentire che alla scuola sia negato il diritto di democrazia. Allora, io la dico così,
se il criterio è quello che può essere considerato giusto o sbagliato, che siano gli studenti che possono invitare chiunque esso sia per venire a parlare in un'assemblea studentesca, se la regola è questa, va benissimo, deve valere per tutti però. Certo. È una regola che deve valere per tutti. Perché io ho decine e decine di collettivi studenteschi che provano a organizzare delle iniziative nella scuola dove vogliono invitare esponenti politici o di orientamento politico-culturale a loro affini, e gli viene sistematicamente vietato di farlo. È chiara la cosa? Allora, è chiarissimo. Allora, se la logica non è solo perché la deputata è leghista, ma perché a degli studenti viene impedito di poter fare accedere alla propria scuola delle persone, dei politici che considerano loro interessanti per poter discutere, allora stabiliamo una regola e la regola deve valere per tutti. Allora, altrimenti ci subito sono delle regole che riguardano gli organismi collegiali che regolamentano le modalità con le quali si accede o non si accede all'interno di un luogo educativo come la scuola. Il tema non è andare allo stadio, è andare in una scuola. Dopo la pubblicità sentiamo anche il video della Tovaglieri, tra poco. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa. Come anticipato, visto che parliamo di questo, sentiamo anche le parole della Tovaglieri nel video che ci ha mandato. Sentiamo. Ringrazio di cuore gli studenti dell'Istituto Calvino di Opera che oggi con grande coraggio hanno dato una lezione di democrazia ad alcuni dei loro professori che avevano protestato contro la mia presenza a scuola in maniera forse molto prevenuta, impedendomi di fatto di confrontarmi con i ragazzi che mi avevano invitato. Li ringrazio per aver difeso la libertà di espressione e di confronto, perché ritengo che la scuola debba essere il luogo per eccellenza in cui deve essere difeso, tutelato e preservato il dibattito. Ecco, difeso, tutelato e preservato il dibattito. Cioè, il dibattito. Quindi il confronto tra opinioni. Sì, però, onore, scusami. Il che può dire... Ma adesso... Ripeto, se si cambia... Vuole fare una battuta a Davide Re, che poi non può più farlo. Okay. Vabbè. Vai, stiamo a dare. Poi dopo non dico più. Secondo me la preside dovrebbe dimettere dal PD, ma non perché è iscritta al PD, è quella, perché non è proprio capace di fare politica. No, ma gli fa perdere voti. Gli fa perdere voi, ma grazie alla preside. Beh, vogliamo parlare dei conflitti di interesse in questo paese. Portiamola qua. No, però scusa, non cambiamo argomento, Onorio. Non cambiamo, rimaniamo sull'argomento. Però è una cosa grave che adesso anche a modo di battuta che si dica che una persona perché è una preside non può essere iscritta a un partito. Ma stiamo scherzando, scusate. Però su questo si vorrebbe riflettere. No, ma si vorrebbe riflettere sempre anche. Perché chi fa politica attiva e anche in mano l'istruzione dei nostri studenti, bisognerebbe ragionare. Come c'è una separazione delle carriere, sì, su tanti ruoli, sì, anche sulle nomine che state facendo che a livello di governo, sulle società pubbliche partecipate. Lascia stare, lascia stare quello che ti fa comodo, e invece bisogna parlare di quello che ti fa comodo a te. Io mi guarda metto che è una sempre bella nei panni di chi ci segue da casa. Ma guarda, se mi parli sì, sopra, guarda che mica... o svicoli andando in un brodo, cambiano canale. Se cambiano canale, noi non veniamo più invitati perché non c'è più la televisione. Va bene, quindi torniamo. Guardiamo, quindi siamo due contro uno. Onorio, fammi dire un'altra cosa: i giovani non vanno a votare. Siamo d'accordo su questo? Sì. È matematica: i giovani non vanno a votare. Un po' votano PD. Secondo me, un po' perché non vanno a votare, c'è questa ragione qua: perché nelle scuole non c'è dibattito. Dovrebbe essere anzi stimolata la presenza delle politiche. Delle persone, diciamo, delle persone delle istituzioni, delle persone che fanno politica nei partiti, ovviamente rispettando, voglio dire, tutto, destra, sinistra, equilibrando, dando una visione chiara a tutti, ma dando la possibilità di discutere e fare anche capire cosa se si fare vieta, se quasi si, sì, sembra quasi che il politico è una roba, un extraterrestre, no, non può andare in una scuola, vietato. Mamma mia, un politico in una scuola, si parla di politica in una scuola, finché noi andiamo a mettere il bavaglio alla discussione, al dibattito, ma come possiamo immaginare che dei ragazzi vogliano andare a votare, vogliano informarsi, interessarsi, ma saranno ben lontani dalla politica. Tutto questo teatrino qua fa male alla politica, non bene. No, su questo penso che possiamo essere d'accordo, anche perché io ripeto, se la regola è, però io voglio essere molto se la regola è che si riunisce un'assemblea studentesca e decide che in quell'assemblea sul tema della reindustrializzazione vogliono parlare con un parlamentare di un partito,
Io dico, questa cosa può essere utile al fatto che questi giovani si riavvicinano alla politica, ma è un criterio che deve valere sempre. Io dico solo quello, perché, ripeto, io ho decine e decine di collettivi studenteschi, quindi di giovani che hanno vinto le elezioni all'interno delle loro scuole, che vogliono la mia presenza all'interno di quelle scuole lì, e che questa presenza viene o negata o mitigata dal fatto della cosiddetta inopportunità politica di avere i politici all'interno della scuola. Allora, se questa cosa decidiamo che sia giusto, che, come dire, ci sia, anche in ragione del fatto che abbiamo tutti assieme la necessità di stimolare il maggiore interesse dei giovani nei confronti della politica e quindi della partecipazione anche al voto, oltre che alla militanza e via discorrendo, va benissimo, però stabiliamo una regola che vale per tutti. Non può valere per quella scuola, perché in questo caso la deputata è lobbista. Le regole che ci sono. Le regole che ci sono tu? Oggi, hai sentito, cioè, hanno detto che ci sono degli insegnanti che si sono opposti. Tu hai ricordato le regole, che c'è l'assemblea d'istituto, l'assemblea direttiva, lì come si chiama, tu sei più ferrato di me, cioè, ci sta la preside, che fa un po' l'organo supremo nella decisione collegiale su questo tipo di direzioni. Perfetto. Oggi che scelta ha fatto questo collegio, che è chiamato a fare queste scelte? Per legge, di non ospitare la Tovaglieri, cioè un europarlamentare, a parlare con i ragazzi che hanno invitato, cioè non si è autoinvitata la Tovaglieri, non è che si è alzata la mattina e ha detto vado in questa scuola, no, gli studenti l'hanno chiamata per parlare di tematiche legate all'Europa. Innanzitutto bravi ragazzi, che posso che voler invitare chissà chi, hanno cercato di interessarsi su dinamiche importanti come quelle dell'Europa. Hanno invitato un europarlamentare. Questa assemblea avrebbe al limite, come giustamente ha ricordato Davide Re, avrebbe dovuto rispondere: grazie, bella proposta, ma ci vuole un equilibrio, quindi oltre a un europarlamentare di destra che arrivi un europarlamentare di sinistra. Invece la risposta è stata di vietare la Tovaglieri. La cosa che poi si aggiunge, che guarda caso che quell'organo supremo di decisione, che è la preside, è una persona che non solo è iscritta a un partito politico, non solo milita in un partito politico, ma è anche membro del direttivo provinciale di quel partito politico, guarda caso di un colore politico opposto a quello da Tovaglieri. Scusami Onorio, ma c'è poco da difendere questa situazione. E qui, scusate, ma qui si fa il processo all'intenzione, però. Qui si fa il processo all'intenzione. Sì, perché loro hanno, infatti, anche qui si parla all'inizio della trasmissione di legalità, poi si dice che bisogna rispettare le regole. No, allora la legalità c'è o non c'è? Qui è un tema. Il tema è che ci sono delle regole, non vanno bene, le cambiamo. Allora, io sono d'accordo, cambiamo le regole. Ma finché ci sono, non può essere accusato qualcuno perché le applica di sbagliare. Esatto. Altrimenti è finita. Allora prendiamo questa buona considerazione di Rosati, Davide Re, e mettiamola sul piatto della bilancia. Cioè, lui ha detto ci sono delle regole, vanno rispettate. È stata rispettata per l'europarlamentare della Lega e anche per tutti quelli di sinistra, che lui dice nei coordinamenti viene sempre detto no. A questo punto c'è stato un problema di comunicazione, tu che sei uomo di comunicazione, cioè è stata più furba l'europarlamentare che ha tirato fuori. Propongo una cosa, vado a fare il dibattito io con lei. Sì, vai, la invitiamo. Ma non qua, a scuola, non qui. No, e facciamo la diretta televisiva, a scuola, di un dibattito a due. Davide, è stata più furba allora, comunicativamente ha vinto lei. Allora, questo era il senso della mia battuta, cioè, nel senso che avendo tu comunque un ruolo di carattere politico assolutamente legittimo, nel momento stesso che in questo caso stavi applicando una regola come ha specificato Onorio, cioè queste cose non si possono fare, a maggior ragione la mia battuta era ti devi dimettere dal PD, e ripeto una battuta, nel senso perché dovresti conoscere come funziona la comunicazione politica, che noi ne abbiamo visto esempio adesso io e te, ascoltando sia Onorio. Certo, che Monti vuoi finire, finisco certo. La casa danno ragione, la preside, perché Monti è un cognome, infatti io la prima volta che sono candidato è Monti giusto, perché c'è Monti Mario, quindi diciamo un cognome, c'è quello che porta, taglio. Porta. C'è anche un altro, come faccio a cambiarlo adesso dopo tutti questi anni? Scusate. Ecco, si è interrotto, sì, ti sei frizzato, però abbiamo capito il concetto, infatti ti danno ragione da casa. Le regole della comunicazione politica. Allora io, se fossi stato la preside, volendo comunque rispettare la regola, allora avrei chiamato gli studenti e gli avrei detto: cari studenti, per una questione di regolamento questa cosa non si può fare. Avrei disinnescato prima poi l'effetto invece che ha avuto la parlamentare
leghista che comunque il suo pensiero l'ha potuto esprimere lo stesso e alla fine ha montato su un piccolo caso, e avrei spiegato agli studenti e gli avrei proposto agli studenti magari anche fuori dall'istituto di riformulare questa loro istanza, magari trovando una cornice più ampia, magari al di fuori della scuola, in modo tale che non ci fosse neanche quel pericolo regolamentare che ci siamo dati. Cioè, io me la sarei giocata così. Poi ovvio che Onorio ha assolutamente ragione quando dice appunto che comunque se la regola è quella è uguale per tutti, punto. Esatto, infatti da casa scrivono: la preside doveva eventualmente invitare un'altra politica per un confronto con le domande degli alunni, così è democrazia, Andrea, e non avrebbero ovviamente cavalcato la questione della censura. Va bene, almeno siamo arrivati a un punto, visto che è finita anche la trasmissione. Grazie in collegamento, Davide Re, giornalista di Avvenire. Ciao. Ciao, hai lottato ma ce l'hai fatta per farti sentire anche in collegamento. Grazie Onorio Rosati, consigliere del giornalismo. Onorio è sempre difficile, però. Con Onorio, ha un bel vocione potente, poi verrà qua a dibattere, non a scuola. No, vado a scuola con lei. Va bene, niente, non ce l'abbiamo fatta. Grazie. Monti si fa da intermediario. Io vengo a ascoltarmi. Monti, quello giusto, Emanuele, consigliere della Lega, come ciao, dice lui. Buon pranzo. Buon pranzo, no, io visto che molti avranno già mangiato, vi lascio con la replica di Pasticcerando senza glutine. Grazie, ci vediamo domani alle 13. Ciao.